delle bambole nell'oltretomba. Cos'è questo? Un messaggio? Febe. Febe! Febe. Febe, non pensavo che ti avrei rivisto. Tu sei una dea. Febe, sono io, Cassandra. Piacere di conoscerti, Cassandra. È tua l'aquila. Vorrei tanto averne una. So che la vorresti, Febe. Lo so. Che ci fai qui? Gioco. Come sai il mio nome? Non potrei mai dimenticare il tuo nome. Non passa un singolo giorno senza che io pensi a te. Non mi ricordo di te. Lavori per l'uomo con un occhio solo. Di chi parli? Mi ha dato quest'acqua quando avevo sete. Hai bevuto l'acqua dell'Ete. Febe, è molto importante. Cerca di ricordare chi te l'ha data. Io non mi ricordo il suo nome. Ha preso il mio giocattolo. Avevi un'aquila, come Icaro. Forse se te la riporto riuscirai a ricordare. No, io mi ricordo tutto. Credo. Cerca di ricordare. Sai dove ha portato la tua aquila l'uomo con un occhio solo? Credo abbia parlato di una fossa. La fossa della privazione? Quella. Hai ricordi della tua vita prima che bevessi l'acqua? No, io sono sempre stata qui. L'uomo con un occhio solo non avrebbe dovuto darti quest'acqua o portarti via l'aquila. Ce la riprenderemo. Intendi dire rubarla? È proprio quello che faremo. Qualcosa mi dice che te la cavi con queste cose. Vuoi venire con me? Vuoi che parta per un'avventura con te? Va bene. Che l'avventura abbia inizio, allora. Mi ricordi una bambina che conoscevo a Cefalonia. Ci sei mai stata? Io sono sempre stata qui. Com'era la bambina? Oh, era coraggiosa e intelligente. Diceva di ammirarmi molto, ma ero io che ammiravo lei. Tu ammiravi lei? Gliel'hai mai detto? No. Volevo farlo.
ma non ne ho avuto il tempo. Non essere triste, di certo lo sapeva. Alla fine la bambina ha lasciato Cefalonia. E dov'è andata? Ad Atene, dove era amata da persone come Pericle. Ti dice niente questo nome? È un nome buffo, sembra uno starnuto. E cosa mi dici di Antusa? Chi la incontra non la dimentica mai. No, mi spiace. Andiamo. Su. Ci siamo. Resta qui, mentre io vado a cercare la tua aquila. Meglio nascondersi. Viveva a Cefalonia. Anche se non dovesse restituirle i suoi ricordi, ne creeremo di nuovi insieme. Thank you.
l'aquila! Non ce l'avrei fatta senza di te. Ora, tienila in mano. Riesci a ricordare qualcosa? Cassandra? Sì, è il mio nome. Brava, Febe, brava. Sono qui. Tutti mi hanno abbandonato. I miei genitori, Marco, Aspasia e persino tu. Cos'ho che non va? Non sono come volevate. Oh, Febe, non hai niente che non va. Gli adulti sono egoisti, stupidi. Non si rendono conto di quanto tu sia incredibile finché non ti perdono. Che cosa vuoi dire? Raccontami quello che ti ricordi. Pericle stava morendo. Tutti quelli che non erano malati dovevano andarsene da Atene. Pensavo di essere da sola. Ero sempre da sola. E poi... Oh. Mi dispiace, Febe. Sono... Dove sono i campi dorati? Intendi l'Elisio? Ero lì. Era bellissimo. Ma sono venuta qui a cercare i miei genitori. Sei venuta nell'oltretomba per salvare la tua famiglia. È molto coraggioso. Proprio come tu hai cercato la tua. Ma la mia ha ancora bisogno di me. Devo trovarla. Febe, ne hai passate tante e non hai mai incontrato i tuoi genitori. È normale essere nervosi. Anch'io lo ero. Ma non lo sarò se vieni con me. Prima di andare da qualsiasi parte, dove sono i tuoi genitori? Ho seguito un indizio. Diceva... Coloro che hanno abbandonato i propri cari sono condannati alla ruota di Issione. Forse è me che hanno abbandonato. Sicura di stare bene? No. Ma una Mistios mi ha insegnato ad avere coraggio in ogni situazione. Perciò è quello che faccio. Il viaggio verso l'Elisio può essere arduo. Sai quanto tempo ci hai messo? Mi sono svegliata su una barca. C'erano nuvole ovunque. Poi ho visto una luce, i campi dorati e delle cascate. Solo i guerrieri più coraggiosi possono andarci, lo sai? Discendere nell'oltretomba è la prova che meriti il tuo posto nell'Elisio. Non saprei. Prima di andare da qualsiasi parte, dove sono i tuoi genitori? Ho seguito un indizio. Diceva... Coloro che hanno abbandonato i propri cari sono condannati alla ruota di Issione. Forse è me che hanno abbandonato. Sarà un onore essere al tuo fianco quando incontrerai i tuoi genitori. Ho sentito che i miei si nascondevano vicino alla ruota di Issione. Si nascondevano? Da cosa? L'oltretomba fa paura. Forse loro non sono guerrieri come noi. Potrei insegnargli quello che ho imparato da te. Saresti una buona maestra.
Vi prego, ve l'ho già detto. Riferite al ciclope che la bambina non è qui. E nemmeno la sua famiglia. Indietro! Rilassati. Non ti faremo del male. Ma devi dirci cos'è successo qui. Quei criminali hanno seguito il ciclope di Cefalonia da vivi. E ora lo seguono anche nell'oltretomba. È stato lui a mandarli qui, a cercare una bambina. L'uomo con un occhio solo. Conosci una bambina di nome Febe? Lei è Febe. E così sei tu. Sai, ho amato i tuoi genitori come se fossero i miei. Erano nascosti qui con me e raccontavano storie sulla grande guerriera Febe finita nell'Elisio. Hanno detto guerriera? Quando Cerbero è morto, sono fuggiti per cercarti. Ma anche il ciclope ti sta cercando. Scusaci un attimo. Ora ricordo. L'uomo con un occhio solo è il ciclope. È stato lui a costringermi a bere l'acqua. Avrà saputo che abbiamo rubato la tua aquila e vorrà vendicarsi. Che facciamo? I cancelli dell'Elisio sono aperti, ma conosci il ciclope. Non si fermerà finché non avrà quello che vuole. Dobbiamo occuparci di lui. E lei è amica dei miei genitori. Voglio aiutarla. Direi che sa come difendersi. Le care sono magiche e curano chi resta ferito in battaglia. Vivono qui vicino. Forse potrei... Febe? Posso farlo. Farò in fretta, poi penseremo al ciclope. Va bene. Ma non metterci troppo, o vengo a cercarti. Ci sono. Devo fare molta attenzione qui. L'aquila di Febe. Ma lei dov'è? Ombra dell'aquila. Il ciclope lo diceva che ti avremmo visto. Dimmi cosa avete fatto a Febe. Addosso!
prigionieri. Forse ha visto Febe. Già visti i loro volti a Cefalonia. Lavoravano tutti per il ciclone. Ombra dell'Aquila. Avevo sentito il ciclope dire che eri nell'oltretomba, ma non ci credevo. Sto cercando una bambina. Lei si chiamava... si chiama Febe. Hanno portato una bambina su una barca, ma... Ma cosa? Non si muoveva. Dimmi dove sono andati. Io non ho visto, ma Caronte è al molo sulla sponda del fiume. Nessuno salva senza che lui lo sappia. Da quanto tempo sono partiti? Se parti subito, credo che tu possa raggiungerli. Ma fai in fretta. Vattene da qui finché puoi. Io troverò il ciclope e lo fermerò una volta per tutte. Accetta questo ringraziamento. Puoi pagare Caronte per farti portare sullo Stige a cercarli. Yeah.
Caronte, una prigioniera ha detto che il ciclope ha portato una mia amica sullo Stige. Oh, la bambina dell'Elisio. Hanno buttato il suo corpo senza vita in una delle mie vecchie barche. Portami da lei. Cos'è che fate voi mortali per calmarvi? Respirate? Sì, fa un bel respiro e dimmi cos'è successo. Non c'è tempo per spiegare. Tieni, posso pagarti. Ora andiamo. Molto bene. So precisamente dove il ciclope di Cefalonia voleva portare la tua giovane amica. È un cancello. Dovrebbe essere un luogo familiare a tutti voi. Oh, grazie. Ora andiamo. È la mia casa di Cefalonia. Com'è possibile? Febe! Febe! Ne è passato di tempo. Sapevo che tu e la bambina eravate finalmente qui. Non potevo assolutamente lasciarmi sfuggire l'occasione di darvi il benvenuto che meritate. Se le torci un capello. Sì? Ti cavo l'altro occhio. E stavolta non lo infilo nel di dietro di una capra, ma nel tuo, ciclope! Nessuno può chiamarmi così! Ridammelo. Forse potrei cavartelo io un occhio. Vieni e provaci. Ha!
farò soffrire, Ciclope. Non mi hai fatto soffrire, Febe? Credevi che... No. Ti prego. Terra, madre di tutto, io ti saluto. Mi dispiace. Cassandra. Stai bene. E tu sei qui. Sarò sempre con te, Febe. Sempre. Qualunque cosa accada. Grazie. Puoi camminare? Oh. Dove siamo? E dov'è il ciclope? Non temere, il ciclope non c'è più. E questa è una porta per l'Elisio. Quindi ci siamo. Se la attraverso... troverò i miei genitori. Coraggio, Febe. Andiamo. Questo posto mi fa venire nostalgia di Cefalonia. Abbiamo passato dei bei momenti, vero? Non voglio andare. Non hai altra scelta, Febe. Il tuo posto è con i tuoi genitori. No! Il mio posto è al tuo fianco. Ti prego, non farmi andare. Non aver paura. Anch'io me ne andrò da qui quando avrò finito quello che ho iniziato. Ma sarò al tuo fianco.
Ho trovato questa. Tienila. Per avermi sempre vicino. E se non piaccio ai miei genitori? Se così fosse, sarà un loro problema. Ma devi dargli la possibilità di volerti bene. E se non la coglieranno, allora ti farai una nuova famiglia. Proprio come a Cefalonia. Ma non potrò mai dimenticarti. Anche tu fai parte della mia famiglia. Posso tornare qui a cercarti? No. Quando te ne andrai non potrai più tornare. Ma un giorno, tra molto tempo, tornerò da te e ci racconteremo a vicenda le nostre avventure. Farai sempre parte della mia famiglia, qualsiasi cosa accada. Sono pronta. Febe, la guerriera che raggiunse i campi dorati. Febe, che discese nell'oltretomba per salvare la sua famiglia. Febe, l'ombra dell'aquila. Sono così fiera di te. Cammina a testa alta. Perdesse i suoi ricordi. Invece l'ha incoraggiata a trovare la forza di sopportare il suo fardello. Notevole.